Buongiorno a tutti, siamo oggi insieme perché desidero con voi ancora chiarire due o tre punti sulla zeolite, sull'ultimo video che vi avevo proposto, in cui io già negli altri video avevamo detto personalmente, noi dalle nostre esperienze abbiamo visto che la zeolite usata a secco è molto più facile in fondo da usare, nel senso che non abbiamo bisogno di apparecchiature particolari. Quindi con costi molto più bassi e non bisogna comprarsi un attrezzo in più che costa poi per usare solo magari per fare quei pochi trattamenti. Quindi per una questione di costi di praticità. Questo in un giardinaggio familiare, insisto su questo punto perché non è ancora chiaro questo concetto del giardinaggio familiare dell'agricoltura. Si fa una miscela e si fa agricoltura anche nell'orto familiare e questo ritengo non sia assolutamente favorevole per tanti aspetti e ve ne ho già anche parlato anche di questo, continueremo a parlarne perché è un punto che vedo, abbiamo ancora tanto da lavorare e finché non si capisce questo concetto c'è sempre un blocco e non si riesce a capire il tutto, secondo me, con idee molto chiare. Quindi adesso andiamo subito a rispondere alle vostre domande. Le domande più comuni sono state quando si usa la zeolita a secco? Beh, naturalmente è preferibile usarla nel momento in cui le foglie sono ancora umide, quindi questo succede quando la mattina, quando con gli sbalzi di temperatura le foglie hanno ancora una certa umidità. Quindi naturalmente se noi soffiamo, ecco, diciamo è più indicato, soffiamo questa zeolita asciutta a secco sulle foglie ancora leggermente umide, naturalmente avrà presa, perché noi sappiamo che se la superficie è umida, naturalmente si aderisce di più. Naturalmente è anche importante tenere conto del vento e per questo noi preferiamo farlo la mattina presto, perché nel nostro territorio anche facilmente poi già a metà mattinata si alza un vento che è abbastanza intenso e quindi è chiaro che se noi soffiamo col vento disperdiamo dappertutto nell'ambiente. Quindi naturalmente teniamo conto sempre delle condizioni meteorologiche della situazione del momento. Chiaramente in giornate umide come oggi si vede che c'è questo sole pallido, un altissimo grado di umidità nell'aria, si può anche procedere se non c'è vento anche durante la giornata. E proprio per questo, con questo, andiamo subito alla seconda domanda, se la zeolite può creare dei problemi alle piante con le radiazioni solari. Allora, io a questo vi riporto a un video, vi avevamo già lasciato il link di due video che noi abbiamo già trattato anni fa sulla zeolite. E evidentemente o non sono stati visti o sono stati visti con un po' di velocità, troppa, perché sono cose un po' impegnative, io capisco, però dall'altra parte è importante, noi facciamo questi video proprio per dare il massimo delle informazioni, per riuscire a capire proprio quali sono i concetti essenziali. E si è visto, lo vedrete, lasciamo di nuovo i link, così potrete di nuovo, se volete, rivederli, ed è proprio così che la zeolite, anzi, sulle foglie, essendo bianca, ha un'azione di riflette i raggi solari, quindi protegge anche dalle bruciature provocate proprio dai raggi solari. E ne avevamo parlato in specifico della bruciatura della cima del pomodoro. Quindi, se vi interessa, guardateli e lì capite subito tutto. Naturalmente, bisogna dire però che quando noi andiamo a soffiare la zeolite sulle nostre piante, noi non dobbiamo andare a sommergerle di questa polvere, di questa farina, e dovrà essere distribuita più leggero possibile. Noi non dobbiamo vedere le foglie completamente bianche innanzitutto, perché poi la fotosintesi ne va a risentire e quindi creiamo dei danni. E poi non è necessario, basta proprio, abbiamo visto la superficie interna della zeolite così immensa, non abbiamo bisogno proprio di buttarne a sacchi, basta proprio, si deve appena vedere la patina. E anche in quei video io vi avevo fatto vedere, visto che il mio soffietto aveva perso il beccuccio, in certe situazioni non sono stata molto attenta e vi ho fatto esattamente vedere come non si deve fare. Quindi io avevo pensato, sono stata abbastanza chiara in questo. Quando
Quando ci sono presenze di fiori, l'azolite si può utilizzare lo stesso. Naturalmente cerchiamo di non andare a soffiare con tutta la forza direttamente sui fiori, teniamoci sempre leggermente distanti, come ho detto non dobbiamo ricoprire, dobbiamo farne una roccia di queste piante, e preferibilmente, come si vede anche in questi video, si può utilizzare dal di sotto, di modo che l'azolite sale e una parte comunque poi che sul terreno rimbalza e diciamo rimbalza, va di nuovo su e riesce proprio a essere distribuita in un modo un pochino più omogeneo. Ecco, cosa c'era ancora? Ecco, la presenza di animali domestici. Naturalmente quando noi facciamo il trattamento è preferibile che gli animali domestici non ci stiano tra i piedi, come in questo momento fa il nostro gatto, perché naturalmente essendo una farina, se va negli occhi, come tutte le cose, le polveri che vanno negli occhi possono dare fastidio sia a noi che ai nostri animali, quindi un minimo di protezione ci vuole anche per noi se non siamo ancora molto pratici, e anche proprio per le vie respiratorie. Se il nostro cane o il nostro gatto gironzolano tranquilli tra le piante mentre noi soffiamo questo zolletto a secco, beh, sicuramente sarebbe da evitare. Tenete lontani gli animali nel momento in cui fate il trattamento, e poi dopo non c'è più nessun problema, perché come ho detto chiaramente nel video precedente, la zeolite non è un fitofarmaco. Quindi questo dice già molto. Quindi gli animali tranquilli si possono lasciar girare in orto, ma non nel momento in cui facciamo il trattamento. Qualcuno mi ha anche chiesto, io utilizzerei l'azolite a secco però su piante che hanno foglie molto lisce, rispetto dei pomodori che invece hanno foglie più ruvide, no? Dove l'umidità persiste di più. Ecco, non è un problema, l'importante è sempre farla in un momento in cui le foglie, come ho detto dalla mattina, quando le foglie sono ancora leggermente umide, perché anche se poi la superficie è liscia, la zeolite aderisce naturalmente, senza problemi. Chiaramente, se vogliamo renderci più facili le cose, possiamo, come mi era stato anche chiesto in questa domanda, ma non sarebbe meglio a questo punto metterla, utilizzarla in acqua perché così è più adesiva? Ma certo, io con i miei video non voglio dire che dovete fare quello che dico io, perché io faccio così, io dico solo quello che ritengo sia, come ho detto all'inizio, più facile e più gestibile in un giardinaggio familiare dove non si hanno conoscenze tecniche a livelli alti normalmente, quindi siamo si è un po' tutti un po' scarsi di conoscenze, quindi più facile. Ma naturalmente certo che si può fare, anche tanti avete fatto gli appunti, ma la zeolite adesso è micronizzata quindi è finissima, anche quello nel video precedente avevo detto, chiaro che più è fine e più rimane in sospensione, questo l'abbiamo visto anche con gli esempi dei bicchieri, no? Vi ho fatto vedere prima una zeolite un pochino più grossolana come ha depositato e poi quella più fine come ha depositato, quindi chiaro. Però naturalmente si può fare, ma ritorno al punto di prima, la praticità, e in questo Sergio, che ringrazio proprio perché ha fatto un commento molto chiaro, anche se lui ha parlato di vigna, e la vigna naturalmente in un contesto familiare non è che entri proprio tanto, ecco, diciamo, non è proprio un caso comune, no? Quindi, però lo stesso lui ha fatto un commento proprio molto molto chiaro, che invito, ho anche già invitato nei commenti altre persone che hanno fatto domande a leggere, perché lui esattamente mi ha proprio aiutato tanto, per quello lo ringrazio tantissimo, perché ha definito con un termine tecnico questa apparecchiatura, questa pompa che bisogna usare, questo spruzzatore che bisogna usare, che è un atomizzatore a basso volume di acqua con miscelazione costante, quindi è un attrezzo professionale. Atomizzatore a basso volume di acqua, perché cosa vuol dire? Perché consente, dopo questa acqua, con questa zeolite in sospensione, di essere diffusa, nebulizzata, finissima, come una nebbia, molto molto fine, perché se va a fare le gocce, anche gocce piccole, non è adatto, quindi deve essere proprio un apparecchio apposta, oltretutto con miscelazione costante, perché abbiamo visto che anche se la zeolite è fine, naturalmente più è fine più rimane in sospensione, ma se non abbiamo una costanza di miscelazione naturalmente un pochino tende a depositare ed è comunque uno spreco.
quindi evitiamo anche di sprecare, perché oltretutto i prezzi al momento trovo veramente notevoli. Noi abbiamo comprato la zeolite tanti anni fa, quando in Italia era praticamente impossibile trovarla. Non vi dico quanto l'abbiamo pagata, perché altrimenti vi prende la crisi esistenziale. Comunque è molto, 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 molto meno di quella che è adesso sul mercato. Quindi anche quello, valutate un po' tutto l'insieme. Ecco, questi consigli io ve li do anche proprio per una gestione economica del nostro orto giardino familiare, perché va bene che tanti dicono: ah, ma sai, costa solo 30 euro, poi mi dura tutto l'anno. Sì, però 30 euro quello, l'apparecchio professionale, l'attrezzatura professionale costa tot euro, l'altro costa tot euro, tot euro, tot euro. Alla fine, magari, se ci facciamo i conti, vediamo che alla fine costa tutto un po' troppo caro. Quindi io trovo anche questo un aspetto che è da valutare. Prima non ve l'avevo detto chiaramente, chiaro e tondo, perché volevo puntare su altre cose. Adesso spero di aver risolto un po' i dubbi che c'erano a proposito degli altri temi, e concludo dicendo proprio questo. Anche quello è un aspetto economico che deve essere valutato, oltre all'aspetto pratico, naturalmente, sempre per quanto riguarda un giardinaggio familiare. Lasciamo i link dei due video in cui avevamo trattato in specifico la zeolite, anche proprio come utilizzarla e come non utilizzarla, naturalmente a secco. E se siete interessati, dategli un'occhiata. Se trovate questi video troppo lunghi, perché qualcuno lamenta, sono troppo lunghi, sono troppo impegnativi. Naturalmente, diciamo che se si vuole imparare bisogna impegnarsi un po', perché altrimenti senza impegno i risultati sono scarsi, diciamo così, no? Quindi quella è in tutte le cose succede così. Più c'è impegno e più naturalmente si avranno risultati migliori, perché c'è conoscenza. E quindi prendeteli magari in piccole dosi, guardateli un pezzettino, poi fatevi una pausa e lo riprendete in un altro momento piuttosto, ma proprio per anche dare un valore a quello che noi facciamo, perché diciamo, a noi piace fare video non così per intrattenimento. Ogni tanto ci sta anche la passeggiata in giardino, e naturalmente questo può essere intrattenimento, ma sempre molto informativo. Quindi solo lo show per fare passare 10 minuti non è il nostro, diciamo, la nostra idea, ecco. Preferisco andare nelle cose un pochino più profondo. Con questo speriamo di aver risolto la maggior parte dei dubbi. Un saluto a tutti, ciao.